appuntamento dell'anno con il nostro programma Fuga dalla città. Hi everyone, welcome to our first appointment of the year with Escape from the City. Salut à tous et bienvenue à notre premier rendez-vous de l'année avec Escape de la ville. Échappons della villa. Allora, vediamo un attimino intanto di trovare. Andiamo dal meccanico, sì. Allora qua. Iniziamo il nostro primo appuntamento, sempre ovviamente con il nostro mitico scale, e vediamo un po' il da farsi. Ah giusto, mi ero completamente dimenticata che avevo montato avevo montato due trombe bitonali, quindi è per questo che oppola. Allora adesso andiamo un attimo a modificare, andiamo a riparare un attimo il mezzo e poi vediamo anche i premi che ho ricevuto grazie alla com'è che si chiama, giveaway, com'è che si chiama, gli eventi, ecco scusate, l'evento natalizio. Allora intanto vediamo un po' qualcosa all'interno, vediamo un po' cosa abbiamo in più. Allora qui non c'è niente, questo non ci interessa, questo nemmeno, tazza natalizia, ok, vediamo un po' Steam, Mercedes Cap. Ah, ecco qua. Allora c'è questo, il robot, sì, ora mi sto ricordando l'orsa Jotten. Poi cos'altro abbiamo, la macchina, questa qui, poi anche il giocattolo, il mouse a mo' di topolino, il cappello, ah, la guardia dello schiaccianoci. E poi abbiamo, scusate ma mi è entrato qualcosa nell'occhio, allora un po', ah poi gli occhiali no, tazza natalizia, ok, vediamo un po' delle vernici se è cambiato qualcosa. Allora tutto quello che stimassi c'era questa qui, best community ever. Pare che si è tolto questo alloggio. Questo è di un precedente coso. Vediamo un po' cos'altro c'è. Vabbè, ah, quindi una solo una vernice. Poi ok. Ah, ecco qua. Interessante. Aspetta però. Ma questa funziona? Ah, vediamo un po' com'è. Però nel dubbio io metto un paio di lampade stroboscopiche qua. Allora la vernice lasciamo quella là che già c'era, che è questa qua. Ah, hai capito, bello.
Ah, questo è il tipo albero di Natale. Ah, ecco qua. Ah, questo però l'ambeggiante non l'ha messo. Un po', no, non l'ho messo. Quindi se io ipoteticamente togliessi questa, non mi è caro. Aspetta un attimo. Allora, mettiamo che io voglio mettere questa. Ah, ok, tutto chiaro. Ok. Quindi non vanno bene, ok. Quindi questo va eliminato. Allora rientro subito, un attimo solo. Perché giustamente ha superato il numero di accessori disponibili e quindi devo per forza riavviare. Beh, riavvia. Un po' di pazienza, figli da scusa. Ma questa cosa mi ha colto un po' alla sprovvista. Simulation. Ok, quindi abbiamo raggiunto praticamente il limite massimo di accessori consentito, quindi non si può aggiungere null'altro. Ok, quindi adesso l'abbiamo ripristinata come era prima. Avrò perso qualche salvataggio, ma non è un problema. Ok, perfetto. Allora, quindi niente, allora vediamo un po' cosa c'è da trasportare. Allora, questo l'ho già fatto. Facciamo offerte di lavoro e vediamo cosa ci offre. Allora, siamo ad Ancona, Lettonia. Allora, Ren no. Ah, giusto, facciamo così. Ci facciamo un bel carico da qua. Allora, noi siamo ad Ancona, andiamo a... Allora, vediamo un po'. Facciamo così, Ancona, e ci dirigiamo a Parigi. Sì, Parigi. Poi allora Craiova, KL, Parigi, ecco qua. Batis, mettiamo. Allora mettiamo sempre macchinari del Volvo. Volvo se c'è, vediamo un po'. Zucchero. Ecco qua, scavatore. Allora, mettiamo questo qui. Dai, crea. Ecco. Quindi dovrebbe essere qui da Axomar. Ok. Allora devo fare inversione. Intanto spegniamo il lampeggiato.
si trova già bello e pronto, credo, vediamo un po'. Ah sì, perché ho fatto crea subito, perfetto. Quindi, ah, solo che mo questo è un problema, sono dolori di pancia. Vediamo se possiamo modificare un po'. No, vabbè. Abbiamo il rimorchio con l'assetto ribassato, quindi mo sarà veramente molto ma molto problematico. Oh, ringraziamo. Mi ha scritto in tedesco buon viaggio. Troppo. Tedesco non è che lo so scrivere bene, quindi è il dubbio. Scriviamo in inglese. Quindi in effetti prima di... Quindi quando crea lavora subito vuol dire che non dà la possibilità di poter scegliere. Quindi non bisogna utilizzare la prima voce nel caso della creazione di un trasporto, quindi personalizzato, custom transport, ma va utilizzata prettamente la seconda voce, non la prima voce. Ok, ho imparato anche questo oggi. Ui, Elisa, scusami. Caspiterina, spero che tu non ti sia collegata da troppo tempo. Scusami. La mitica Elisa, la nostra mitica spadaccina, oramai super spadaccina. Ben ritrovata, carissima Elisa. Elisa Manelli. Ben ritrovata carissima, oramai... Oh. Oramai sei una super vips. Ah, meno male, no, perché purtroppo ero... La chat me ne sono accorto appena appena adesso perché... siccome è il nick che ha il colore azzurrino ed è praticamente come quello di Wisebot, è leggermente più scuro di un'andicchia, e allora è per questo che non me ne sono accorto. E allora qua oggi facciamo un trasporto speciale qua. Portiamo l'escavatore della DLC del Volvo. Purtroppo ho il rimorchio con l'assetto ribassato, quindi mi sa che sto partendo da Ancona in questo momento e devo arrivare a Parigi. Eh sì, decisamente. Molto concentrato. Stavo spremendo le meningi per vedere un po' quello che dovevo dire. So we ha I have to say welcome to my very first moderator. She's Eliza. Or Eliza. Alors je donne la bienvenue dans cette direct la modératrice Eliza. Ou Eliza. Ah però. Sta vicino a casa tua praticamente. Ottimo. E allora quasi quasi. Si apri un attimo la finestrella, prendo un caffè, voilà, voilà. Oh, quello che vuoi tu, eh. Oh, tu dici che il caffè è meglio riservarlo al tuo babbo, che giustamente, se gli fai il caffè buono, lui ti fa stare un po' più di tempo sulla postazione.
Ah, effettivamente hai ragione, la finestra mo fa freschetta, effettivamente. Ma a proposito, com'è il tempo lì da te? Oggi qui da me, provincia del Napoli, c'è un bel sole. È un po' ventilata, ma tutto sommato è tollerabile, va? Il venticello. Comunque ottimo, vai per la porta. Mi raccomando, bello caldo, eh? Ovviamente il caffè deve essere rigorosamente caffè patacca, il caffè che spacca. Caffè patacca, il caffè che spacca. È perché poi tutti gli altri caffè, sai, se non è patacca, il sonno non lo spacca. Caffè patacca, il caffè che spacca. Se non è patacca, il sonno non lo spacca. Ah, però, grande Eliza, mi hai fatto tirare una specie di chicca, diciamo così. Abbiamo messo un po' di lubrificante al gargarozzo qua. Ogni tanto ci vuole. E allora, Eliza, hai completato poi il tuo super mega tour, quello della consegna dei regali? Mi pare di sì, se non ricordo male. Che mi hai chiesto ora che sto facendo in mente locale nel gruppo WhatsApp, mi hai detto scusa, ma come si fa? Ah, quindi hai fatto come me. Io penso che martedì avevo detto che avrei completato la sfida oggi, però poi ho detto metti caso che sono un po' più svogliato, cosa? Che faccio? Allora, praticamente dopo la live mi sono messo sempre con il turbo star e mi sono andato a completare le ultime consegne. Infatti sono arrivato praticamente ad Ancona, l'ultima cosa sta. Ma non ho ancora. Allora, tu basta che entri nel gioco. Poi le icone a sinistra, ci sono tutta una serie di icone, ci sta Facebook, ci sta World of Track. Devi cliccare là sopra e fare l'accesso direttamente dal gioco sul tuo account World of Tracks. Dopodiché, fatto questo, c'è la voce eventi, clicca là sopra e poi ti trovi a sinistra quella come dei regalini. Ah, e vabbè. Allora mi sa che per te ci vuole una doppia razione di caffè patacca. Io in realtà sono arrivato al terzo caffè stamattina, ma mi sono fermato. Altrimenti la caffeina mi tiene sveglio fino a domani mattina. E quando il caffè patacca, il sonno lo spacca. E vai, ho fatto un'altra mini clip. Caffè tachipirina. A proposito, come ti senti? Ti sei ripreso un pochettino? La Eliza che fa la live. Alive Lives. E allora mo devi mettere con un po' di pazienza e devi aspettare un pochettino che ti passa la smania qua, come si chiama questa, un po' questa specie di rintron rintron tron tron tron
Richmond Mount? Oh yeah. Non ha risposto. E dicevo che insomma, sai, quando uno sta un poco stordito, i suoi tengono, sono esagerati. Lagna. Addirittura. Avevo, per un attimo avevo letto lagna, ma avevo pensato la sagna. Detto, non è possibile. Vabbè, quelli mal di testa, queste cose qua è dovuto pure, diciamo così, pure a fattori biologici, diciamo così. E alla lasagna. Caffè e lasagna. No, non va. Caffè patacca, il caffè che spacca. Però, come dire? Allora. Caffè patacca, il caffè che spacca. E se non è caffè patacca, il sonno non lo scaccia. Aia. Emigrane, che se fosti freddi qua, poi sai che a volte stiamo in quegli ambienti che sono belli caldi caldi, tipo davanti al camino, chi c'è il camino, davanti alla stufetta. Poi tipo andiamo fuori per mettere fuori il sacchetto della Munritz o della pattumiera, no? E se non ci ingiacchiamo bene, magari ci abbiamo ancora il corpo tutto bello riscaldato dai residui di calore. Usciamo là fuori, magari in canotto. E là, in quella frazione fra l'apertura della porta e mentre stiamo entrando in casa, la tac, ci ha fregato. E perché tu non l'hai visto il personaggio mio su Ranch? Sta in Bermuda, eh. Oh, sta bella, sta proprio. Dice che aiuta, gli fa mantenere il. Gli fa mantenere la temperatura corporea bilanciata, insomma, né troppo calda né troppo fredda. Però con i bermudi, ah. Giusto. Eh beh sì. Forever Young, come cantavano, mi pare, gli Alphaville. Forever Young. Che poi cantava anche Jay-Z. Ora non so se era lo stesso Jay-Z, ma Jay-Z è ancora vivo oppure si è fatto la cartella, perché ora non ricordo, mi pare di aver visto un video su YouTube che parlava di un rapper che si era fatta cartella, cioè recente, uno molto famoso. Jay-Z, forever young, I wanna be forever young. Do you ever be here forever? Mamma mia, Eliza, 10 anni fa, anzi 12 anni fa mi sa. Sono passati già 12 anni da quella famosissima canzoncina. 10, 11. Ah, meno male, almeno così. Almeno ci deliziamo con qualche altra. Ci deliziamo con qualche altro capolavoro. Anche se quella alla fine è una cover. Una cover. Come dicono quelli che parlano l'inglese protobello. Allora, fammi fare un attimo. Salvataggio rapido, come che si faceva? Ok, perfetto. Nel dubbio, la fisarmonica che suona per te,
Na 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 ba 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 Elisa ba 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 Non farci caso. Devi capire che sto smaltendo la seconda tazzina di caffè. La seconda tazzina di caffeina. Ne ho prese tre, quindi ce ne vorrà ancora un po' di tempo prima di riuscire ad arrivare stasera con l'abbiocco. Oh yes, oh yes. Eliza, oh. Eliza, oh. Hola. Mi sa che potrei aver trovato anche il jingle barra inno per il tuo futuro canale, sai? No, stavo cantando. Niente di meno, l'ho fatto prima. Non ti è piaciuta, eh? Eliza, Eliza. Sono il Pataka, sono Super Macho King. Ah, e beh, giustamente. Hai ragione, devi iniziare a fare la prima leve. Shh. Dai, Lisa, su, bisogna fare la prima leve. Shh. Sono Super Macho King. Dai, Lisa, su, dai, dai, dai. Può darsi che starà facendo la pennichella? Sono appena le 4 del pomeriggio. 4:06. Secondo me sarà ancora un po' mezzo abbioccato. Poi quando si sveglia, prima cosa che fa, dice: ragazzi, datemi un bel caffè Patacca. Anzi, questo è più Gianni Morani. Dai, dai, su, che ce la fai? Bisogna prendere un bel caffè Patacca. Il caffè che spacca. E il caffè che spezza sonno. Scommetto che il film era Pataka 2, la vendetta, dai, su. Buonasera. Son Brix. Allora, ragazzi, adesso facciamo un piccolo volo, andiamo su Napoli, poi scenderemo, saliremo e andremo verso Ancona. Ebbene, ancora devo memorizzare la voce del Brixia. Stavo quasi per prendere la sbarra dell'autostrada. Sorboli. Su, dai. Buonasera. Sono Brixia. Brixia 76. Sono il comandante del Cessna. Spero di non aver sbagliato strada. Oh via, ho preso la strada giusta. Va bene, dai, si può fare. Massimo rispetto, Brixia. Massimo rispetto, Brixia, eh. Su, dai. Stiamo andando in questo momento su verso Parigi. Vediamo un po' come parlerebbe Brixia in francese. Vediamo un po'. Allora, nous allons faire notre voyage. Nous allons à Paris.
Le gens m'entraînent de transporter la DLC du Volvo. Aïe aïe. Buonasera, questa è assodato, questa la parte. Poi bisogna imparare la modulazione della voce quando praticamente lui fa un discorso un po' più lungo, no? E allora bisogna prestare un bel po' di attenzione, eh? Vuoi la busta 1? Anzi, vuoi il caffè 1, 2 o 3? Ma Briggs è difficile da imitare. Anche Zappa non è. Cioè, anche Zappa volendo si potrebbe anche provare, ma Zappa ha un tono di voce un po' più particolare. Che ancora, diciamo così, devo memorizzare. Omar, per esempio, Omar, ha una voce un po' così. Allora, che facciamo? Andiamo a fare questo bel viaggetto? Andiamo a fare questo viaggetto? Andiamo a Parigi, andiamo a scaricare la DLC della Volvo. Anzi, lui ha un tono di voce un po' più, molto più acuto, nel senso che utilizza un tono di voce molto più squillante. Quindi il mitico Cayman è molto più difficile da imitare, però vocalmente, ma se uno vuole imitarlo ribaltandosi, beh, lui è il gran maestro. Sì, l'umbro è molto difficile, poi quello è spoletino se non mi sbaglio, quindi lo spoletino è ancora più complicato. E lo spoletino, tu che hai studiato musica, diciamo così, ha molte, ha parecchi accenti, per dirlo in gergo musicale. Poi Omar, che è il suo nome, diciamo, il Cayman è. Oh, ho sbagliato. Artenopok, Amami, ops. Non fatelo a casa, mi raccomando, perché altrimenti vi strappano la patente se lo fate nella realtà. Elijah mi ha fatto distrarre e stavo sbagliando strada, eh? E Elisa, stavo sbagliando la strada. E qui mi avrebbe stracciato 30 punti dalla patente. No, è impossibile imitare Mike Hyman. Ma lui si è ribaltato più o meno così, se non ricordo male, in una curva prima di un'uscita. Io in passato, l'anno scorso, quando è iniziato questa serie di Fuga dalla città, all'inizio mi sono divertito a ribaltarmi per creare le clip dell'Epic Fail. E se vuoi ribaltarti, basta che vai in Inghilterra. Ci sono alcune uscite delle strade a scorrimento veloce che hanno un lato molto più pendente. Per cui se prendi la curva un po' più stretta e la prendi un po' sul casual, un po' più veloce, vedi che il camion naturalmente si inizia a ribaltare, si inizia a sollevare. Tu la devi dare un leggero colpo di sterzo secco, in modo tale che gli dai la spinta, e quello poi piano 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 piano, man mano che scendi, si appoggia a terra. E io una volta sono riuscito a fare proprio quasi alla fine della curva, si è inclinato e si è appoggiato il camion a terra e poi si è fermato. È una tecnica che, se dovessi replicarla adesso, non ci riuscirei, perché
però prima mi sono divertito. In Svizzera ci sono quelle stradine secondarie che la collegano la Svizzera a Torino, che sono tutte quelle strade. Ah, Svezia. Ah, scusa, mi ho letto Svizzera. Svezia. Ah, sì. Giusto, giusto, sì. Belle larghe, sì. È di più difficile la ribaltarsi. Mentre invece sulle motorway inglesi, ho visto che ti ho detto, stanno quelle uscite un po' più pendenti, tu basta che varchi, ti accavalli un po' di più sulla linea esterna dove c'è la pendenza e vedi che proprio il camion, man mano che tu cammini, lo vedi che si inizia ad inclinare sempre di più. Quando si è inclinato, poi si è appoggiato con la testa sul cuscino. E pensa che l'ho fatto con i mezzi con l'assetto basso, eh. Oh, bellino bellino, piano piano si appoggiava, facevo pum. Facevo anche il tonfo, pum. Che poi quando vuoi descrivere i fuochi d'artificio è sempre pum. Ah, quello è il tonfa, tom con la T. Pum con la pom, invece quando è il fuoco d'artificio, quindi non puoi sbagliare. Quindi quando ti ribalti come fai? Vediamo un po' se hai imparato. Un piccolo aiutino, fai il tonfo. E tonf o ponf. Con la tango o con pappa. Wii! Ciao ragazzi, sono Super Macho King! Sto prendendo il super caffè patacca, il caffè che spacca. Ciao, Macio. Buon pomeriggio. Elisa, vediamo un po' se impara a fare il sol qua. Basta che punto esclamativo, so, poi spazio e metti chiocciola. Sono Super Macho King, sono super caricato a caffè patacca, il caffè che spacca. Grande! Macio, perdonami. Lo so che è complicato imitarti, ma sei un super personaggio. Ma nel senso buono della parola. Innanzitutto, come ti senti? Spero che ti sia ripreso. Io qua sto super carico perché ho preso tre caffè da stamattina. Pensa che sto smaltendo appena appena la prima tazzina di caffè, intesa come caffeina, eh. E sono appena un quarto alle, che so, 4 e un quarto. Ah, come è sceso un pochettino? Ah, stai misurando. E beh, allora devo fare il serio, altrimenti poi va a finire che se faccio troppo il finto comico, poi va a finire che ti sale la temperatura. 45.000 alla faccia. Ah, io qua non so quanto c'ho, fammi vedere. Ah, 591 e non so cosa. Qua stiamo dando il tributo al tuo personaggio, personaggio nel senso alla simpatezza, come dice il mitico Checco Zalone. Però prima ho fatto la tua imitazione, però era un po' un misto fra Gianni Morandi, com'era? Ah, Gianni Morandi e Brixia. Buonasera, ciao Macho King, benvenuto alla Lives. Allora, che facciamo? Facciamo un bel volo oppure prendiamo il nostro bel carichino e lo portiamo all'aeroporto di Capodichino, eh?
L'aeroporto di Capo di Chino veramente esiste, eh? Al di là della rima. Dai, su, macio, non fare il timidone, su, di qualcosa al comandante, eh? E diciamo che, ecco, la voce è un po' più di diaframma del Brixia. E allora Brixia 76, se non lo conoscete e se non lo seguite, vi invito a passare nel suo canale e a seguirlo, così come nel canale di Macho King 82, che in questo momento è un po', come dire, un po' così. E allora mettetegli follow, così lui ritorna presto, ovviamente a fare un po' di live. Ogni tanto, guarda, oggi ho improvvisato. Ora l'unica cosa che devo studiare bene è il personaggio del mitico Zappa. Oh, K, dai, macio. Dai, su, che bisogna lavorare come le bestie. Sai, su. Scherzi a parte, ora. Mi metti di presto, riposti, fai un bel sonnellino, che mo c'è bisogno di caricare un po' le batterie. Torniamo un po' seri, altrimenti qua poi Super Macho King dice: ma questi, ma questo dab, ma dico io, ma è proprio un birbantello. E questo dab è proprio un birbantello, eh? Solo Brixia. Oui. La Fenbush. Ed è entrato in questo momento nella Lives anche il mitico Fenbush. Ciao Fenbush. Hola, ho visto Brixia in una aiuola. Sono Super Macho King. Ciao, Ferbus. Stavamo facendo un po' di imitazioni qua, anche se non proprio riuscite bene oggi. Grande Liza, grazie per 3 caffè stamattina. Sto smaltendo la prima tazza di caffeina. Pensate, che ore sono? Le 4:20 in questo momento? 4:21? 16:21? Mi sa che stasera sto gli occhi sbarrati così. E soprattutto io ho bevuto 3 tazze di caffè Padac, quello è il bello. Ottimo, dai, no, Fernbus, ogni tanto capitano questi momenti così, poi c'è l'Eliza, allora uno non può, come dire, essere palluso. Ops, volevo dire, ma come sei petulante? Essere petulante non va bene. E allora ogni tanto facciamo un po' di improvvisazione. Alla faccia del bicarbonato di sodio, grande Fenbus, affascinante, 130 visualizzazioni sono parecchie. Affascinami, se ci fai caso, vedi che ogni tanto aumentano, ma quello come ti avevo spiegato dipende anche dal giorno della settimana. Comunque è un ottimo risultato che hai raggiunto, ma dobbiamo vedere un po' Eliza qua, appena inizia a fare le live, inizierà a fare tipo 500, 700, 800, 1000 visualizzazioni. Farà tipo 7 miliardi di spettatori nella Lives. E io arrivo io e faccio 7 miliardesimo e 1.
bocca, si dice, per uno spettatore, per un attimo sono arrivato a 7 miliardi di followers. Tombola, bingo, ad un bulillo. Sciarbole, su 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 e sha su. Ora ho visto Brix in una aiuola. Fernbus, dimmi un pochettino, tu cosa porti stasera in Lives alle 19? Appuntamento fisso da Fernbus. Ci facciamo un bel po' di risate, ci facciamo gli addominali quando andiamo. No, dimmi. Allora, non dico il allora facciamo così, lo indovino senza dire il nome del gioco, però dico jingle. Ho capito bene? Ah, bello. È un bel po' di tempo che non lo portavi. Oh, Elisa, come lo porta Fernbus ora al di là dell'amicizia? Fernbus veramente The Sims, come tutti gli altri giochi, mi fa morire dal ridere. Comunque guarda, veramente, se non vedi la live stasera, se ti riesci, anzi non te la perdi, perché su The Sims, su altri giochi è bravissimo. Di The Sims la prima versione mi pare che è uscita nei primi anni 2000, se non ricordo male. E beh, la The Sims ha avuto un successo enorme. Diciamo tipo un farming simulator, anche se comunque per l'epoca, negli anni 2000, era forse uno dei primi giochi ad interazione, diciamo così, con i personaggi del gioco. Ah, mi sono dimenticato, volevo intanto approfittare per ringraziare Matesu per essersi iscritto al canale quando ero offline. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 caffè, grazie mille, cheer 10. Grazie Fernbus, grazie di cui. Ma qua con altre 10 tazzine di caffè qua io vado a dormire il mese prossimo. Comunque Fernbus, grazie per i caffettini qua. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca isciure fesse, ha capito? Esatto. Questo è un altro sound alert che piace molto a mitico Fernbus, al mitico, come dicono i mitici toscani, mitico, che poi è una C aspirata, quindi è un po' complicata da replicare. Su su su, dai, sono super carico, sono super macho king, dai macho, su su, ce la devi fare. Fatti una bella dormita e poi subito dopo, mi raccomando, però subito dopo poi andiamo a fare un bel viaggetto sul Cessna. Aiu, capito mi hai? Ecco, ho fatto un mix qua oggi. Un mix tra Brixia, il sardo, e mi pare un personaggio dei Simpsons.
il collaboratore scolastico di Bart, Bartolomeo. Adesso sorvoliamo le Alpi? No, qui siamo sugli Appennini, mi sa. No, ma qua già stiamo in Francia. Dijon, azz. Digiuni significa che stiamo iniziando a salire. Buongiorno, capo. Come sono le ruote? Tutto a posto? Salve. Stavo controllando un attimino se sotto il pneumatico ci fosse una pietruzza. La scardulella. Oh yes, oh yes. E tuts. E yes. Liza. Oh yes. Ma sta strada è interrotta. Hanno modificato la mappa. Sì, qua si poteva andare dritto. Hai capito? Hanno modificato un po' di mappa della France. Vive la France! Allez les bleus! Salut les amis français, bienvenue dans la direct. Merci beaucoup pour le follow, naturellement. Et j'espère que vous allez bien agréer ce genre de faire, de produit, pardon, de contenu sur l'internet. Je vous présente Eliza ou Eliza. Elle est ma super modératrice. Eliza, ho fatto pure un po' di presentazioni in lingua francese. Così poi ti conosceranno, quando ti vedranno, diranno, quando ascolteranno la tua voce. Excusez-moi, mais vous êtes Eliza? Oh là là! Andiamo a Parigi. Ah, mi viene in mente, non so se hai mai visto gli sketch di Fiorello quando faceva un programma che si chiamava Stasera pago io. Probabilmente tu eri molto piccina, 2002, 2003, 2004, in quel periodo che faceva, quando imitava Carla Bruni, faceva tipo: che volgarità! Voi questo in italiano com'è che lo chiamate? Sgabello? Ah, che volgarità! Noi questo in Francia lo chiamiamo la tour Eiffel pour les capes. Scusate, mi dissocio. Ops, Twitch mi dissocio. Quante risate mi ha fatto fa con Palatrisi che gli faceva da spalla. Mamma mia. Stefano Palatrisi, mamma mia. Ferrella, un grande showman. Pensa che all'inizio, quando ha iniziato la sua carriera televisiva con il karaoke, parliamo dei primi anni 90, dove poi, durante una delle sue tournée, diciamo così, delle sue tappe, è andata anche a cantare una giovanissima Elisa Tomfoli, pare fa di cognome. Comunque Elisa, quella là di Parlami come luce sulla mia terra. E l'ha scoperta lì. Infatti, non ricordo quanto tempo fa, sempre omaggiando, mi pare, il periodo del compleanno di Fiorello, di Rosario Fiorello,
fecero vedere la ricostruzione un po' della sua carriera e fecero vedere Elisa, ma poi mi pare che anche altri, mi pare anche Valerio Scanu, boh, forse mi sto sbagliando, comunque diverse persone che hanno partecipato al mitico karaoke, che poi sono diventati anche grandi artisti. Ah, forse quando fecero il tributo a Raffaella Carrà, fecero vedere l'intervista a Fiorello, può darsi che sì, molto probabilmente l'avrò vista là. Ah, il karaoke. Esatto, sì, allora ricordavo bene. Poi all'epoca, quando praticamente il karaoke iniziò a diventare un fenomeno, poi fecero anche le cassette, le audiocassette, dove praticamente c'era un lato dove c'era la canzone cantata e poi dall'altra parte giravi e c'era la base musicale e poi c'era il cantatù, che era questa specie di lettore di cassette dove potevi cantarci col microfono. Stiamo parlando della preistoria, anche tu dai, canta tu. Occio, però sono giochi preziosi. Che lo sponsorizzava anche Jerry Calà, mi pare, il canta tu. Aspetta, se mi sbaglio pure Jerry Calà mi pare che fece lo sponsor per il canta tu. Mamma mia, come vola il tempo, Eliza. Ma tu eri una bimbina, eri una creaturella, come si dice a Napoli. Eh sì, l'avevo vagamente intuito che sei una giovincella. Ok, quindi quanti ricordi, Eliza. Poi per esempio un'altra cosa che, diciamo così, a cavallo fra i 90 e il 2000, il periodo di quando uscirono i primi telefoni cellulari, praticamente all'epoca non era come adesso che le tariffe per i cellulari sono abbordabili. All'epoca tipo un messaggio mi pare che si pagava 200 lire e costava all'inizio avere un cellulare, diciamo, soprattutto mantenerlo. Quindi per esempio una ricarica di 5.000 lire dovevi tenerla, insomma, è come se fosse tipo una ricarica da 2,50 euro, va? Non è che ti durava tanto. E quindi all'epoca si usava a fare il famosissimo squillo, che quando c'era del tenero, insomma, significava ti sto pensando, oppure magari lo squillo, come si dice in altro, si diceva in un altro video, insomma, non costavano, per cui l'SMS più o meno aveva il suo costo, per cui magari uno diceva, quando si usciva, dice guarda, io ti faccio lo squillo, tu scendi, che così ce ne andiamo. Poi sono usciti gli MMS, che prima praticamente il cellulare aveva giusto due righe, i primi cellulari. Poi dopo sono usciti quelli là con display un po' più grande ed con l'avvento dei GSM, poi sono
diventati di uso quasi comune gli SMS, i cosiddetti messaggi, e quelli pure comunque costavano, eh? E poi i cellulari costavano un botto di soldi. Cioè, pensa che il cellulare, beh, a parte che i cellulari di allora è come se fosse tipo il costo di un iPhone buono, quindi si parla meno di 1000 euro, quindi 1.800.000, 900.000 euro. Non so tu se mai, diciamo così, vissuto la lira, però diciamo che il valore era tutta un'altra cosa. E quindi un cellulare, poi tra l'altro i cellulari che facevano una volta, ad esempio io avevo un Motorola 8600 che una volta mi cadde. Quando ero militare mi cadde dalla brandina, quindi parliamo di un metro e mezzo più o meno. Mi cadde a terra, si sganciò la batteria e disse: cacchio, puoi vedere che non funziona. Non si era nemmeno graffiato il display, nemmeno tipo rovinato un po' della plastica della batteria. Inserì la batteria, tac, si è scesa. I cellulari di oggi, se ti cade col display a terra. È un problema, bravo. Ah, mamma mia, indistruttibili. Erano grossi come i cordless o cardless. E il cellulare che avevo io all'epoca era alto come un cordless e più o meno una volta e mezza largo un cordless. Quindi sì, grosso modo era largo come. No, più stretto, no, come un cordless, appena 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 più largo di un cordless. Eh sì. E quelli sì che emanavano radiazione. Però prendevano ovunque, prendevano anche sotto le gallerie. Poi c'era la famosa Summer Card o la Christmas Card. E quello era un evento. Infatti là si potevano mandare i messaggi, tutte queste cose qua, e costava mi pare intorno alle 10.000 lire. 10.000 lire, tipo. Mm, 20 euro più o meno. Come valore odierno, no? Però uno aspettava quel momento, 15.000 lire, 10.000 lire, insomma, quello era il momento in cui uno poteva scialare, come si dice in napoletano, e quindi si mandavano fiumi di SMS, si facevano le telefonate. Perché all'epoca era così, internet non c'era, e quindi. Si era così. Poi nel mi pare 96, 97 o no, diciamo alla seconda metà degli anni 90, poi in Italia si è diffusa la rete internet con i famosi modem 56K, quelli lì che quando faceva la combinazione telefonica, poi si sentiva nella cornetta del telefono tutti dei suoni strani. Ed era lentissimo, lentissimo per caricare una pagina internet dell'epoca, e ci voleva un sacco di tempo. Poi si potevano mandare anche gli SMS via internet su un sito internet che si chiamava Giampi.it, mi pare. E da là un sacco di SMS ho inviato agli amici quando non avevo il credito sulla scheda, e quindi insomma si risparmia. Poi evidentemente li avranno eliminati, perché evidentemente, beh, a parte con la diffusione degli SMS sul cellulare, poi probabilmente pure perché magari se ne faceva anche un uso, qualcuno forse ne avrà fatto un uso non proprio
opportune e buone, quindi l'avranno poi eliminati per altri motivi. Però all'epoca c'erano tante piccole cose. Quindi mi sa che pure tu non sei proprio, cioè voglio dire, non hai pochissime primavere. Ecco, una donna non si dice età, ma si dice primavere. Quindi diciamo che sei una rosa. Una rosa che non ha tantissime primavere. Però per ricordarti questo, vuol dire che abbiamo qualche anno di differenza. Ah, ecco. Eh beh, sì, abbiamo. Ci abbiamo qualche anno di differenza. Insomma, mi sa 15 per quest'anno. Però se dalla foto ops, lo sapevo. Nash. Dalla foto di Facebook sembri molto ma molto più piccolina. Ti avrei dato meno 8 anni di quelle che meno 8 primavera di quelle che mi hai scritto i livelli. E quindi comunque pure tu l'hai vissuto, diciamo, quel periodo di transizione tecnologica. Beh. Su. Mamma mia, queste strade qua mi fanno paura. Tante cose. Vabbè, sì, però più o meno, diciamo che 10-11 anni è un'età in cui hai una memoria già molto più formata, quindi tante cose le assimili, magari certi ricordi vengono un po' messi da parte, poi sai, magari parlandone. Allora vengono rispolverate e tu dici, cavolo, sì, mi ricordo di questa cosa qua. È un po' la mente, è come per fare spazio il computer sull'hard disk, i file che non utilizzi, per esempio, te li accantona in una parte abbandonata dell'hard disk. E poi magari quando. Che ne so, gli dà un comando particolare a lui, puff, dice, Evi, je me rappelle. Come si dice in russo, mi ricordo, mamma mia. Magari non scriverlo con i caratteri suoi così, lo scrivi con le lettere. No, se poi magari ci metti la. Come si dire? La descrizione fonetica. Che il russo è bello complicato, eh. Alfabeto russo, una volta ci ho provato. C'era una brava streamer che spiegava tutto l'alfabeto, com'era. Ci vuole parecchi esercizi, così come in generale per tutte le cose. Oh, Elisa, sei tu che stai a fianco? Pomnit. Pomnit. Ehi, che ci fai? Ah, sei venuto a fare. Ah, è giusto, affiancamento per vedere come si. Come si affrontano le lunghe tratte. Ocio! Dai, su. Non dire niente a Super Macho King.
almeno diciamolo pure che il venerdì con questo camion qua sono in dolce compagnia, ma il martedì c'è Capitan Bryce, mamma mia, Capitan Bryce che è uno di quelli pignoli, mamma mia, se sbaglio una curva lui è silente, poi quando chiudo la live dice e guarda che hai sbagliato a fare questa curva perché la dovevi allargare, qua dovevi stringere. E allora Capitan Bryce devo vedere di lasciarlo nell'ufficio. È un po' troppo pignolo, è troppo zelante, e qua cioè noi qua siamo tutti belli che tiriamo la carretta qua. Quello che vuole stare sempre in attività. Lui, come si dice a Napoli, è mercoledì mezza settimana, tradotto mercoledì in mezzo alla settimana, ovvero quando vuoi dire che una persona sta sempre in mezzo, quindi che sta sempre, si intromette nei discorsi, tutte queste cose qua, dice ma par mercoledì mezza settimana, e non sbaglio, quello riassume un concetto in quella piccola frase. Mercoledì mercoledì questi due con le auto qua vicino non mi piacciono, ho la vaga impressione che questi sono altri due che iniziano a fare e tuts. Stanno fermi là, ma non ho capito per quale motivo. Vediamo un po'. Spero di non passarci vicino. Ah, posso, ci passa. Meno male. Oramai, cara Eliza, qua devi sapere che sul track SMP, quando vico quando vica coccorone, capace che sta fermo. Mi stongo accorto. E quando vedo auto o camion fermi a bordo strada e sono senza carica, un po' mi allerta un pochettino. Oh, e andando qua leggo Parigi. Caspita, Ancona Parigi. Ancona Paris. Nous sommes arrivés à Paris, nous sommes partis de la ville de Pescara et nous sommes arrivés à Paris. Siamo arrivati a Parigi, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza e di rimanere seduti finché non si spegnerà la luce gialla. su dai, Elisa, su, ma cosa dici? Brixia, oh, ma Brixia è bravo, però, a parte gli scherzi, tu pensi che hai seguito le sue trasferte aeree, quindi hai potuto notare anche tu che è bravo, veramente, ma al di là di tutto è spassoso, però è bravo veramente. Buonasera. Lui però ha la voce un po' più nasale. Buonasera. Ora non so se è il suo microfono che taglia le frequenze basse, però ho notato che il timbro di voce è molto nasale. Per esempio pure sto microfono qua rispetto a quello che utilizzavo prima era quell'altro era più pieno, invece questo è un po' più tagliente.
Eliza, oh, Eliza, uno su mille ce la fa. Oh, e allora, cara Eliza. Ah, quindi pure tu stai su strada. Ma comunque hanno cambiato parecchi qua, eh. La voglia è cambiata la mappa. Io qua ci manco da un sacco di tempo. E allora approfitto, visto che siamo arrivati quasi al termine della live, approfitto per ringraziare Fernbus per essere passato in live, non so se è ancora in live. Ringrazio la mitica Eliza. Ringrazio il mitico Super Macho King, che in questo momento sta caricando le batterie perché sta un po' stanco. Ringrazio tutti quanti voi che ovviamente avete guardato questo video, sia in diretta che in replica qui su Twitch e su YouTube. Questo video è disponibile su YouTube domenica mattina alle 12. Per voi che state guardando questo video in replica, eccomi qui in replica qui su Twitch, vi prego di non lasciare la livers perché la programmazione del canale continua. So, thank you so much everyone for following this crazy live streaming. Our appointment with the escape from the city is for next week. If I hope that you have enjoyed this crazy trip, and otherwise I want to say thank you so much if you are watching this video I run here on Twitch and on YouTube. You will find a few links in the video description if you are interested to buy the game or this game or other games, and you will find other links that are my social media channels. So our appointment is for next Friday. Thank you so much. Thank you. Now I will talk in French and in Neapolitan. Alors, merci beaucoup à vous tous pour m'avoir fait de la très bonne compagnie. And we're forgetting a thing, sorry. If you are watching this video and rerun here on Twitch, please don't leave the channel. You will watch the continuation of the programmation. Thank you so much. Thank you so much. Et alors, merci beaucoup à vous tous pour m'avoir suivi dans cette directe. Dans cette folle directe, le rendez-vous avec Euro Truck Simulator 2, c'est pour la semaine prochaine, toujours vendredi à la même heure. Merci beaucoup à vous, mademoiselle Eliza. Merci. Un bachon à Firenze. Porte un bachon à Pescar. Et alors, j'espère que vous avez bien agréé cette directe, notre rendez-vous, naturellement. C'est pour la semaine prochaine, vendredi prochain, toujours à la même heure, avec le Euro Truck Simulator 2. Puis, si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, autre jeu prix réduit, vous allez trouver dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch que sur YouTube, les liens pour le site internet et puis les liens pour suivre mes canaux social media. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, s'il vous plaît, ne quittez pas la directe. La programmation du canal va continuer. Merci beaucoup. Et alors, voyons. Approfite pour vous ringraziare tutti quanti. Ringrazio Eliza, per super compagnie che mi ha fatto. Ringrazio Fernbus per essere passata a salutare, a Pipitterin. Ringrazio Super Macho King che in questo momento sta facendo carica batterie. Ringrazio tutti quanti voi che mi siete passati a fare compagnia. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre venerdì, sempre a solita ora.
Poi se siete interessati a cattare questo yoko di yoko scontate fino al 70%, nella descrizione del video trovate i link a potete accattare questo yoko e poi ovviamente il sito internet quindi e poi naturalmente i canali social media. Per voi che state guardando questo video di replica, Kango, Patwitch, non va, non, cortesi, non abbandonate il canale che è a programmazione continua. Mentre invece, per voi che state guardando questo video in diretta, vi prego la gentilezza di non abbandonare il canale che a breve facciamo un raid e quindi andiamo a fare un po' di compagnia. È un canale amico. Quindi sto video potete trovare anche qua YouTube, domenica mattina a mezz'ora. Quindi io vi ringrazio a tutti quanti. Merci beaucoup a tous. Thank you so much everyone. Merci beaucoup. Grazie a tutti. Per voi che siete in diretta, non lasciate il canale. Per voi che state guardando questo video in replica, l'appuntamento è per la settimana prossima. E quindi... State buono, io. Ciao!